Solidarietà e musica, un intreccio che a Cremona si è dimostrato perfetto. Ha raggiunto il tutto esaurito il concerto di Natale che si terrà mercoledì 18 dicembre alle 20.45 nell'auditorium del Museo del Violino. In scena Uto Ughi e Guido Rimonda, che suoneranno rispettivamente lo Stradivari Kreuzer 1701 e lo Stradivari Leclerc 1721. Con loro si esibirà anche l'Orchestra Camerata Ducale, formazione nata nel 1992 sotto la direzione di Rimonda. I violinisti danzeranno sulle note di Bach. Il concerto si aprirà infatti con la suite per orchestra numero 3 in re maggiore, che contiene la celebre aria sulla quarta corda. A seguire ancora Bach, per poi cambiare stile nella seconda parte del programma, con la Ciaccona di Vitali e chiudere l'esecuzione fra un allegro e un rondò di Mozart. Rigorosamente a sorpresa i bis, ma si sa quanto basta per destare la curiosità degli appassionati di classica e muovere alla beneficenza. Il concerto infatti devolve il ricavato dei biglietti, posto unico a 50 euro, alle famiglie bisognose della città, secondo le disposizioni dell'amministrazione comunale che patrocina l'evento, in sinergia con la diocesi di Cremona. La serata è stata resa possibile dalla partecipazione della Fondazione Hervé di Buschini, che insieme con aziende privati del territorio si è impegnata nel progetto. Ed ecco che dopo 2 settimane dall'apertura delle vendite si è registrato il sold out. Chi non sarà presente a Palazzo dell'Arte potrà seguire il concerto da casa. La nostra emittente trasmetterà l'evento in diretta sul canale 211 del digitale e in streaming sul sito www.cremona1.it.